Pronti? Internet non ha confini. Ci sono siti molto belli e poi c'è un'altra parte di Internet, il suo lato oscuro. E un giorno su Facebook si è aperto un video e ho premuto play. Il video peggiore che io abbia mai visto. Deve essere fermato il prima possibile. La gente è impazzita. Da dove iniziare a cercare? Poteva essere ovunque. Questo vuol giocare al gatto col topo. Ed è il gioco che preferisco. C'erano molte informazioni. Si vedeva una porta, un letto. Tutto indicava il Nord America. Ma poi si sentivano delle voci in sottofondo. Era russo. Quindi era possibile che fosse in Russia. C'erano migliaia di persone che cercavano questo tizio. Eravamo sommersi di indizi. Non mi sarei fermato fino a quando non l'avessi trovato. Abbiamo pensato che non fosse la fine. Qualcuno del gruppo disse: ucciderà qualcuno. Poi all'improvviso appare un altro video. La mia mente si rifiutava di credere che fosse vero. Questi comportamenti sono i segnali premonitori della nascita di un potenziale serial killer. Ci sembrava di avere una bomba a orologeria tra le mani. Twisted story that keeps twisting. Quello che sto vedendo è pazzesco. Ora avrebbe avuto l'attenzione di tutto il mondo su di lui. Two mysterious packages. Le dépasseur de Montréal. An international manhunt. Non era stata la prima volta e non sarebbe stata l'ultima, e sarebbe andata sempre peggio. Ma anche nel lato oscuro c'è una regola non scritta, la regola zero. I gatti non si toccano.